Marti, sei pronta per andare a cena da Baldissin? Io non vedo l'ora. Giulia, guarda, ho avuto una grande infestazione causata da pidocchi. Che fastidio, mi prude tanto la testa. Comunque non posso venire perché sennò questi piccoli esseri fastidiosi entrano pure nelle vostre teste. Oh, che peccato. Eccoti, Giulia, finalmente, ma Martina dov'è? Poverina, è a casa rinchiusa con la pedicolosi. E che cos'è? La pedicolosi è un'infestazione molto comune provocata dai pidocchi, che sono piccoli parassiti di colore bianco o grigiastro e vivono solo sull'uomo e ne succhiano il sangue. Sono di dimensioni ridotte, da 1 a 3 mm più o meno, e depongono le uova attaccandole al fusto dei capelli o dei peli, sui quali si muovono facilmente grazie agli uncini che hanno sulle zampe. Ne possiedono di zampe appunto 6, 6 artigli, che permettono loro di camminare da una ciocca di capelli ad un'altra e di spostarsi da una testa all'altra. Per questo il contatto tra le teste è la forte principale, è la fonte principale di contagio tra le persone. Infatti la trasmissione avviene per contatto diretto con persone già infestate oppure attraverso lo scambio di indumenti o effetti personali come cuscini, cappelli, sciarpe e pettini. I soggetti più colpiti dalla pedicolosi sono i bambini in età prescolare e scolare, quindi dai 3 agli 11 anni più o meno, e soprattutto le bambine probabilmente a causa dei loro capelli lunghi. L'infestazione infatti si manifesta con irritazione e intenso prurito nella zona interessata, che a sua volta causa dermatiti e impetigine. Infatti Martina ha molto prurito alla testa. I pidocchi di sesso femminile fanno le uova, dette anche lendini, e sono di colore chiaro e hanno una forma a pinolo e sono lunghe circa 1 mm. Esse le depositano alla radice dei capelli e grazie a una sorta di colla resistentissima rimangono attaccate a lungo. Le uova dei pidocchi maturano e schiudono in 7 giorni e nel corso di 1 mese le varie specie possono deporre sull'ospite dalle 80 alle 300 uova. Quando quelle uova nascono è probabile che quei pidocchi rimangano sulla stessa testa il loro intero ciclo vitale. Mamma mia, poverina, ma si può curare questa malattia? Sì, certo, l'infestazione va trattata rapidamente per evitare la proliferazione dei parassiti. Non c'è bisogno di usare prodotti chimici che potrebbero essere tossici. E infatti, se abbiamo a che fare con pochi parassiti, da 1 a 4, il rimedio più efficace e naturale è quello di bagnare i capelli di balsamo e pettinarli dalla base alla punta per 5-15 minuti con un pettine a denti fitti per i pidocchi. Questa procedura viene chiamata dagli inglesi wet combing. Oppure si possono usare tranquillamente degli shampoo che si trovano in farmacia. Contengono la permetrina, che è una sostanza che uccide sia i pidocchi che le lendini. È uno dei prodotti più efficaci contro i pidocchi. E il più delle volte sono sufficienti un paio di applicazioni e poi molto importante comunque sempre pettinare con il pettine specifico. Ok, speriamo guarisca presto. Sì, speriamo.